Maurizio De Giovanni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Marco. Siamo praticamente nei minuti successivi alla sentenza che dice che non è punibile Francesco Acerbi, praticamente per insufficienza di prove. Io non ho molte parole se non restare completamente basito da tutto questo. Io Innanzitutto ti chiedo rimarchiamo, un Marco. parere, un commento. Rimarchiamo innanzitutto l'ennesima occasione perduta per il calcio italiano di dimostrarsi ancora uno sport che amministra dei valori anche educativi. Non lo fa mai, non lo fa da tempo. Da tempo insegue il denaro e come tale volta le spalle alla passione dei tifosi, volta le spalle alla fruibilità del calcio stesso da parte di tutti e soprattutto al fatto che i ragazzini, i bambini possono andare allo stadio e sentire cori di discriminazione territoriale gravissimi, insulti, assistere a spettacoli indecorosi con calciatori che fingono di essersi fatti male, salvo poi rialzarsi freschi come le rose non appena l'avversario è stato ammonito e cose del genere. Ma questi sono dettagli. Qui si parla della cosa più seria del mondo, che è il razzismo. Il razzismo è il sentimento più becero, più violento, più losco, più disgustoso che un essere umano possa provare. Ora, viene stabilito oggi un principio: se io metto la mano davanti alla bocca, se ho cura di non essere inquadrato dalle telecamere, posso dire quello che voglio a chi voglio in ogni momento. Delle due l'una: o Acerbi ha detto quello che ha detto e la sta facendo franca in una maniera vergognosa. Non capisco allora perché sia stato cacciato dal ritiro della nazionale, peraltro, perché questo è stato cacciato dal ritiro della nazionale il giorno dopo, in silenzio, accettando la decisione, senza ribellarsi minimamente. O non lo ha detto. In questo caso, io mi aspetto che venga punito Gioia Jesus per diffamazione, perché Gioia Jesus, dicendo una cosa del Gioia Jesus è genere, ha un detto. bugiardo, secondo te? Secondo te Gioia No, Jesus è un bugiardo? no, io conosco Gioia Jesus e posso garantire al 100% che è una delle persone migliori che ci siano nell'ambiente del calcio, senza alcun dubbio. Io escludo categoricamente che Gioia Jesus possa aver capito male, che Gioia Jesus possa aver finto di aver sentito qualcosa del genere, che Gioia Jesus non abbia ben chiaro quello che è successo. Questo è fuori discussione. Siccome questo è un dato di fatto, quello che fa il calcio italiano, la cosiddetta giustizia sportiva, che tutto ha tranne che giustizia, che tutto è tranne che giustizia, io posso garantire che con oggi il calcio italiano mette una pietra tombale sulla propria credibilità, di fronte a un argomento che è il più serio di tutti, che è il razzismo. Con oggi il calcio italiano apre la porta nella giornata celebrativa, peraltro, della lotta al razzismo nel calcio, perché questo è un ulteriore aggravante. Il calcio italiano spalanca le proprie porte con un tappeto rosso al razzismo. Nessuno potrà più dire niente. Nessuno potrà più dire niente contro il razzismo. Saranno ridicoli dai distintivi, dagli adesivi sulle giacche, agli striscioni tenuti in mano, tutti insieme. Sarà tutto ridicolo, perché il calcio italiano aveva l'opportunità di esemplarmente contrapporsi al razzismo e non l'ha fatto. Maurizio, io francamente mi vergogno molto di quello che è successo oggi, perché la giustizia sportiva, partiamo anche da un presupposto giuridico, non ha mai avuto la necessità di andare ad avere prove determinate in ogni aspetto. La giustizia sportiva ha sempre deliberato avendo una ragionevole certezza di ciò che andava a determinare. Se oggi le dichiarazioni pubbliche di un giocatore che prima ha teso la mano a dire vabbè, hai fatto una sciocchezza, hai fatto quello che hai fatto. Marco, questo ha chiesto scusa. Attenzione, questo sul momento ha chiesto scusa davanti all'arbitro. Ha chiesto Allora, scusa. se tu chiedi Dopodiché scusa, ha detto a Gioia Jesus che quella parola era una parola come un'altra. Dopodiché esce dal campo, si rende conto che non esistono immagini della sua bocca mentre parlava e diceva quella parola e cambia completamente versione. Quando esce dal campo, va al ritiro della nazionale, siccome Spalletti conosce Gioia Jesus e lo conosce benissimo, manda via Acerbi,
dal ritiro dell'Arcella, Cerbi va via senza dire una parola, senza dire niente. Avrebbe tu, se tu non avessi fatto una cosa del genere, Marco, e ti cacciassero dal ritiro della nazionale, ma tu andresti via in silenzio? No. Io dichiarerei, io farei una conferenza stampa e direi a tutti: io sto subendo un'ingiustizia gravissima perché non ho detto niente. Invece questo se ne va zitto, in poi silenzio. Sotto bocca qualche cronista che lo intercetta: io non ho detto niente, io non ho detto niente. Perché non esiste? Perché non esistono le immagini? Vabbè, ma ti rendi conto di a cosa siamo arrivati? Beh, siamo è una cosa che al di là del bene e del male, io credo che con oggi si affermi il principio di impunità per i razzisti. Si afferma il principio di impunità nel calcio per i razzisti. Basta mettere una mano davanti alla bocca. Maurizio, ti ripeto, è una cosa, quella che è successa oggi è una cosa che è senza precedenti. È gravissima. Sì. Allora, venga, io prego il giudice sportivo, il Napoli stesso, di mettere seduta stante fuori rosa Juan Jesus, perché o Juan Jesus è un buffone ciarlatano che mente, sì, e che tenta di rovinare la carriera di un collega. Ho detto. Juan Jesus va querelato per diffamazione. Cioè Acerbi deve querelare Juan Jesus per diffamazione. Siamo al grottesco, siamo al surreale. Cioè è una cosa fuori discussione. Pensa come si deve sentire Juan Jesus, che è stato appellato in quel modo. Pensa che ferita morale per questo ragazzo. Io veramente faccio fatica. Io veramente faccio una fatica enorme ad accettare tutto questo, ma non lo dico perché siamo napoletani, ma poteva succedere per ogni squadra. No. Allora, scusami Marco, fosse stato il contrario, se Di Lorenzo avesse detto la stessa cosa a Turam, io sarei stato ancora più duro, perché mi sarei sentito ferito nella mia rappresentanza. Io non guarderò più la partita della nazionale. Come posso accettare di essere rappresentato da Acerbi e da gente come lui? Io ho visto esponenti politici dire: bravo Acerbi, siamo con te. Cioè siamo, io non lo so, guarda, io credo che quello che si stia sdoganando in questo periodo, in questo paese, sia veramente il peggio del peggio, guarda. Ti posso chiedere se sei preoccupato per una deriva anche razzista che può assumere l'Italia in questo momento? Perché questa è una sentenza pilatesca in un modo vergognoso. Marco, l'Italia è un paese razzista. L'Italia è un paese profondamente razzista e fascista. Lo è sempre stato. Solo che un certo tipo di contenuto morale, un certo tipo di valori, un certo tipo di tessuto culturale, perlomeno faceva in qualche modo mettere vergogna di dire certe cose. Adesso questa barriera sta cadendo e stanno venendo fuori tutti questi sentimenti orribili che albergavano già nelle parti peggiori dell'interno degli italiani. Questo è un dato di fatto. Quindi io sono molto preoccupato per i miei figli. Sono molto contento di avere l'età che ho, ti dico sinceramente. Sono molto contento di avere l'età che ho e di aver vissuto l'adolescenza, la gioventù e la maturità in periodi accettabili. Sono molto preoccupato per i miei figli, perché vivranno in un paese tutto diverso. Maurizio, io ti ringrazio ovviamente per questa reazione che abbiamo raccontato a questa sentenza, e non smetteremo, almeno nel nostro piccolo, di tenere viva la luce della speranza che questo paese possa essere un po' meno razzista. Grazie Maurizio. Noi faremo la nostra parte, ci mancherebbe. Grazie a te. Grazie, a presto. Ciao Maurizio.